Abbiamo 30 Hanukkiot, candela, candelabra per noi di accendere e poi è possibile di scegliere uno che a te piace. Come Ottavio ha cercato, tu hai scelto una che a te piace? Che? Sì. Quella col pallone. Gli sport. No, lo sport, ok. Benvenuti a tutti per Hanukkah. E Hanukkah quest'anno è vicino, proprio vicino a Natale. E poi il tempo per una festa, per la gioia, per la festa delle luci, per noi è molto, molto, molto importante, come Natale è importante per i cristiani. Anche la festa è un esempio di libertà religiosa, e per questo Don Antonio ed io facciamo insieme per essere un buon esempio di questo d'accordo che due religioni hanno fra di loro. Allora, c'è una bella, forse questa è il nostro Gigi. Dove è la mia assistente Cinzia? Dove sei? Cinzia! Arriva. Cinzia, vieni la mia assistente. Oh mamma, ok. Allora, ma Cinzia ha fatto tutto questo per noi. E poi sì, grazie. Allora, Don Antonio, conosciamo Don Antonio. Anche i miei bravi studenti da Salerno, Antonio e Carlo. Dove sono? Antonio è qui. Dove è Carlo? Oh, Carlo è qui. Va bene. E poi anche il nostro carabinieri. Ciao a tutti. Ciao. Grazie molto. E io voglio dire che in questi giorni c'è molto antisemitismo in Europa. E quando carabinieri è con noi, io sento più sicura, ma io so che nel nostro paese non esiste antisemitismo, ma è buona cosa di vedere i nostri carabinieri, perché il mondo ha cambiato. È importante di avere l'opportunità di osservare insieme con sicurezza. E grazie carabinieri. Mille. Comincia con la preghiera per unità. Spirito dell'universo, Dio della nostra comprensione, sei chiamato con molti nomi. Le parole che usiamo per onorarti sono diverse. Aiutaci a vedere che al di sotto di tutte queste differenze siamo tutti collegati. Permettici di vedere la bellezza delle nostre diversità religiose e mostraci modi per onorarci a vicenda, non importa da che parte scegliamo di connetterci. Lasciate l'accettazione tra tutte le persone di tutte le fedi sia amato come una grande virtù. C'è una luce, ma molte finestre. C'è una montagna, ma molti sentieri. C'è un fiume, ma molti affluenti. C'è uno spirito dell'universo, un Dio di amore e compassione, che vive nell'anima di ogni essere umano e chiede solo a noi per prendersi amorevolmente cura gli uni degli altri. E diciamo amen. 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 Allora, una cosa molto interessante, perché nella Bibbia cristiana troviamo i due libri di Maccabeo. Maccabeo 1
e Maccabei 2. Tutta la storia di questo, ma nella Bibbia ebraica non c'è. È molto molto interessante che abbiamo questa festa in comune, ma dove troviamo la storia di Menorah, la storia di la gocciolina di olio nel Talmud. Talmud è un libro sacro per gli ebrei. E poi di leggere la storia della Bibbia non è possibile per me perché non è nella mia Bibbia, ma abbiamo il secondo libro di Maccabei, capitolo 10. La purificazione del Tempio avvenne nello stesso giorno in cui gli stranieri l'avevano profanato, il 25 dello stesso mese, cioè di Casleu. Con gioia passarono 8 giorni, come nella festa delle capanne, e ricordando come poco tempo prima avevano passato la festa delle capanne dispersi sui monti e nelle caverne come animali selvatici. Perciò, tenendo in mano bastoni ornati, rami verdi e palme, innalzavano inni a colui che aveva fatto ben riuscire la purificazione del suo proprio tempio. Stabilirono quindi con pubblico decreto e deliberazione per tutto il popolo dei giudei che ogni anno si celebrassero questi giorni. Grazie. E poi la musica per Hanukkah, anche la musica per noi ebrei è molto molto bella. E poi quando la festa comincia c'è un canto, canzone, si chiama Erev Ba, vuol dire la sera arriva. Erev Ba, Erev Ba. E poi proviamo un'altra volta, l'ultima volta, Erev Ba, e la sera è venuta, la sera viene. Molto molto importante. E poi io ho qualcosa diverso e poi devo andare qui, forse a un sedia per Don Antonio. Cosa posso io? No, grazie allora. No, va bene, questo va bene. Prima, allora, forse voi avete ricordato quando ho parlato la mia storia, quando sono arrivati qui 15 anni fa, e sono stata rabbina per 21 anni, anno che arriva, 21 anni. Prima di quello ho fatto televisione per i bambini, children's television, e poi ho fatto pupazzi con Muppets, con i Muppets anni fa. E poi ho voluto dire la storia di Hanukkah con un pupazzo. Ciao a tutti! Mi chiamo Samuele Rossi. Io sono un ebreo e molti anni fa, quando ero piccolino, io ricordo la festa di Hanukkah.
Io ricordo bene mio papà e le cose che lui ha fatto per la nostra famiglia. Lui ha costruito una bella Hanukkah, come vediamo qui sul tavolo, la candelabra speciale per la festa. Il mio papà racconta la storia di Hanukkah ed il miracolo che è successo molti anni fa per noi ebrei. Durante il terzo secolo, prima la nascita di Gesù, è stato in Giudea un re, oh mamma, orribile. Si chiamava Antioco, è un re malvagio. E per noi ebrei la vita ebraica cambia completamente. In quel tempo mio papà ha spiegato, è diventato contro la legge per gli ebrei di leggere la Torah, no. Rispettare lo Shabbat e le feste, no. Di mangiare kasher, no. E di dare il nome ebraico agli figli, no, no, no. Antioco uccide migliaia di ebrei e costringe con la tortura uomini, donne e bambini alla conversione. Mio papà ha detto, è stato tempo triste e pericoloso per noi. Durante questo tempo brutto, una famiglia è deciso da fare qualcosa contro la loro persecuzione. Il padre della famiglia si chiamava Mattatia, con i suoi 5 figli hanno iniziato un ribellione. È stato difficile perché i soldati di Antioco sono stati un militare fortissimo. Invece la famiglia Maccabee non è stata numerosa. Ma con la forza della fede i Maccabee hanno vinto. Dopo l'ultima battaglia, la famiglia è andata al Tempio Grande in Gerusalemme. Mio papà ha spiegato questa parte della storia con dramma grandissimo. Io ricordo che lui ha detto, quando loro hanno aperto la porta, mamma mia, che cosa brutta, i soldati hanno distrutto il tempio. Hanno rotto tutto, hanno portato la spazzatura dentro il tempio, hanno portato gli animali di abitare al vicino la Ron Kodesh, il posto armadio sacro per il nostro libro, la Torah. È stata una distruzione peggiore. Sul pavimento, una piccola bambina ha trovato un boccaccio di olio sacro, ma peccato, solo uno gocciolino di olio è rimasta. Ma la piccola ha dato questo al suo papà, il papà ha acceso l'olio e poi un miracolo! L'olio ha bruciato per 8 giorni e 8 notti. Per questa ragione, noi ebrei accendiamo 8 candele, ricordiamo il miracolo di Hanukkah, il miracolo che rappresenta il trionfo della libertà religiosa. I cabalisti hanno detto che la festa di Hanukkah è la nostra opportunità di venire più vicino a Dio e andare più lontano delle cose nel mondo che portano fuori di Dio. In altre parole, le luci di Hanukkah portano l'opportunità per tutti noi
di cambiare i pensieri negativi e di fare le cose ci portano la vita spirituale a noi. Buona festa di Hanukkah! Grazie! E questo è il motivo di fare, di accendere i lumi. E poi... dove siamo? Un momento. Sono vecchietta per questo. Ok. Adesso, importante di scegliere per tutte le persone, di scegliere un Hanukkah, ok? Per accendere i lumi. Abbiamo indietro, abbiamo qui, abbiamo 30. E poi, questa, la mia. È molto vecchio e molto importante. Io darò un momento per Don Antonio di prendere. In 1995 ho lavorato nel Caraibi, l'isola Santo Tommaso. È stato un oregano, e poi questa è stata la mia stanza di letto, completamente distrutto, questo io. Qui. E poi l'uragano ha rovinato la mia casa. Ma la cosa molto, molto strana, secondo me è un miracolo, è questa menorah qui, io qui, e questa la menorah, la Hanukkah, è salvato. Guarda qui è bianco. E la come si dice la salsedine dal mare. Quando il mare è entrato la casa, ma guardi, intatto qui, anche questo qui, un altro intatto, e poi non ho pulito perché ho voluto di ricordare il miracolo che salvato la mia vita in questo uragano. Sono stato nell'armadio per 7 ore. Sette ore. È stato una cosa terrorizzato, veramente terrorizzato. Nascosta nell'armadio. Questo è fuori. Questo è stato fuori. E poi quando ho aperto l'armadio è questo qui. E quando ho aperto la porta ho visto questo. Non è stato in questa parte qui, pavimento, fu un buco. E poi è stato un temporale orribile. Ma ha lasciato questo qui di ricordare che Dio è la presenza della nostra vita. Una presenza della nostra vita. E poi ha pregato per 7 ore nell'armadio. E poi questa è la mia per accendere. E poi... l'anno scorso Don Antonio ha detto io voglio avere uno per il mio studio e poi ho pensato questo blu è mio, sì, guardi il blu è lì. Abbiamo e anche noto questo, la differenza, fa la differenza di questo e tutti gli altri? Allora, sì, ci sono quanti? Sette. Questa si chiama menorah della sinagoga. Guardi sopra lì c'è un altro con sette posti, perché questo ricordare il sei giorno della creazione e il giorno della riposa. E poi per noi i 6 giorni di lavorare, studiare, andare a scuola e poi un giorno di separare, fare una separazione fra il mondo materiale e il mondo spirituale. E poi io ho messo questo qui, un voluto. E Hanukkah invece è 8 giorni. 8 giorni di gocciolina, come Samuele ha spiegato. E poi, perché ci sono 9? Ci sono 9 perché troviamo davanti
una candela si chiama Shamash. Shamash. Shamash vuol dire, come si dice, servitori. Come camerieri. Servitori. Servitori. E poi la prima cosa, accendiamo questo qui, e poi comincia qui, questo è il giorno 7, giorno 8 è domani, abbiamo 7 per Hanukkah quest'anno, oggi è il giorno 7. 7, 6, 5, 4, ok? Allora, trovi adesso Hanukkah che a voi piace. Per favore. Ci sono fiammiferi, accendi questo piccolo e poi gli altri, ok? Filippo, mettilo dove manca. Ok? E poi si mette qua al centro. Ah, si mette, non ce l'ho. No, si mette al centro nella parte più alta. La parte più alta al centro. Sì, ma che ne mette piano piano, adesso c'è il centro. Non mi piace, non riesco a attaccarla perché. La gente deve non bruciarmi, sono riuscita. Ma ne manca una, giusto? Piano piano, piano piano, io posso. O tu hai lasciato uno? Ok, ne manca uno. Aspetti che te lo accendo io. E poi. Fate un passato indietro un po' per vedere tutti gli altri. Sì, fai tu queste cose. Fai questo, Daniel. Ah sì, sì, Angela, è giusto. È giusto. Adesso caldo. Non so cos'è, che non si riesce a fare. Oh. Perché c'è la parte di dentro che. Allora, bisogna a posto di sedere. Oh, abbiamo uno, bisogna qualcuno. Io già acceso. Sì. Questo ragazzino non ha acceso. Cambia qualcuno. Basta, non ce lo fare. Non se cade. Non cade, mettilo dentro. Accendiamo anche questa. Che. Sì, accendiamo tutto. Sì, sì. Si scioglie. Si scioglie di sopra. Che cosa? Si scioglie. Va bene. Proprio la tua non si accende. Prendiamo con. No, no, perché ci bruci. È strano. Non vuol fare. Ok. No, questo qui non si vuole fare. Questa sta bene. Accendi la qualcosa. Che si scioglie perché. Si scioglie perché ci sei calda. Questo piano piano. Non è giusto stare senza. Ok, adesso io voglio cantare la benedizione. Visto che ci siamo riusciti. E poi poco lo mettiamo così. Domenico, chiuso la luce. Sì, chiuso la luce. Anche la fermo così. Anche la luce indietro. Chiudiamo la luce. Oh, bello. Bello. Se no poi ti fa male. Sì, chiudiamo la luce indietro. Ok. E prima, la prima benedizione. E la benedizione per il lume, la candela. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam
Asher kiddishanu be mitzvotav, be mitzvotav. Vitzivanu, vitzivanu le'ad likner. Vitzivanu, vitzivanu le'ad likner. Vitzivanu, vitzivanu le'ad likner. Shel Hanukkah. Poteri benedetto, sii tu, o Signore nostro Dio, o Re dell'universo, che ci ha santificato con i suoi comandamenti e ci hanno comandato di accendere i lumi di Hanukkah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'ani sim lavoteinu, bayamim ha'el, bisman hazeh. Poderi benedetto, sia tu, Signore nostro Dio, Re dell'universo, che compì miracoli per i nostri padri e i nostri madri nei tempi passati, durante questa stagione. E poi c'è una bella canzone, vuol dire che la nostra fede è la roccia per noi, la roccia per stare in piedi. E poi quando ci sono temporali vicino, quando ci sono acqua alta, quando ci sono problemi dappertutto, la nostra fede è la nostra roccia. Si chiama Mao Tzu. Bellissima. E ogni candela ha un significato. E poi Don Antonio. La prima candela vuole dire libertà. Ricordiamo il coraggio e la dedicazione della famiglia Maccabei. Accendiamo la prima candela per ricordare che dobbiamo fare sempre giustizia per tutti. La seconda candela vuole dire conoscenza. I 5 libri di Mosè, si chiama la Torah, è il nostro regalo, l'opportunità di studiare. Ricordiamo che il nostro impegno è di condividere la Torah con tutti. La terza candela rappresenta le cose buone che dobbiamo fare per gli altri. Ricordiamo che nel tempo antico siamo stati stranieri nella terra d'Egitto e ci dedicheremo ancora a dare in aiuto un aiuto ai poveri e agli stranieri. La candela numero 4 è per la comunità. Ricordiamo che ogni persona è una parte della famiglia umana e per questo cominceremo ancora ad impegnarci e a supportare la dignità di tutti. La candela numero 5 è per la terra. Dio ha creato la terra per tutti. Per avere una vita bella, ricordiamo che la terra è il regalo di Dio ed abbiamo la responsabilità di salvare l'ambiente per il futuro dei nostri figli. La sesta candela vuole dire speranza. Ricordiamo che abbiamo fratelli, sorelle, dappertutto nel mondo, che vivono sotto oppressione grande. Con questa candela la loro speranza sta vivendo nei nostri cuori. La candela numero 7 vuol dire famiglia. Ringraziamo Dio che abbiamo i nostri cari vicino a noi. Ricordiamo i nostri cari con amore grande. Ricordiamo che abbiamo ogni giorno da costruire, fare di più, forte il rapporto con loro. L'ultima candela, numero 8, vuol dire pace. Ricordiamo che come gli ebrei per secoli noi viviamo nel mondo che è pieno di difficoltà. Con questa candela ci ricordiamo che il nostro impegno è di portare la pace. Shalom a tutti. Bravo. E poi abbiamo qualche musica, fa caldo con queste candele. Ma importanti è di enjoy, di gioia, di avere la gioia delle candele, di non leggere con questo, di non cucire, di non cucinare né niente, ma solo per la gioia della luce.
e poi per questo abbiamo musica ebraica, anche musica anche italiana. Sono due canzoni per matrimonio, durante la cerimonia. Questo era Shosh Hashanim, vuol dire la sera delle rose, i fiori, e generalmente facciamo matrimonio fuori, sotto baldacchino. E poi questo quando è il canto, canzoni, quando la sposa arriva al baldacchino, grazie. E poi durante la cerimonia c'è un'altra, si chiama Yedid Nefesh, vuol dire siamo gemelli di anima, Yedid Nefesh. Forse avete visto il film Schindler's List, sì, la lista di Schindler. Ricordi l'ultima parte quando i loro che sono sopravvissuti la Auschwitz e poi ha portato in pietra la tomba di Schindler. E poi è stata musica lì, perché Schindler e la tomba è in Gerusalemme. Gerusalemme, Shel Zahav, vuol dire Gerusalemme dell'oro. E questa, io darò questo attentamento, anche questo. Questa che Angela ha fatto, e questa è Gerusalemme. Questa è la Gerusalemme, Hanukkia di Gerusalemme. E poi gli israeliani che vengono qui, molte volte dicono che la luce in Calabria è lo stesso della luce in Gerusalemme. Secondo me sì, io sono d'accordo. E forse tu ricordi questo, e poi Carlo, tu ricordi questo della tua nonna, la tua madre, eh? Jerusalem shall the house sing. Thank you.
Shemer, e poi è morto adesso, ma è una donna che anche ha sopravvissuto la Shoah, ha scritto questa bella musica. Grazie Gigi, grazie. E poi nel matrimonio, cerimonia ebraica, e conosciamo che questi due, la coppia, sono sposati quando lo sposo rompe la bicchiere e poi tutti dice Mazel Tov e poi Have a Negila. Bravo, no, che così registriamo, era giusto. Nella sinagoga di offrire qualcosa di mangiare buono, Rita ha fatto la cosa ebraica, zeppole. Conosce zeppole? Zeppole in ebraico vuol dire sufganiot, vuol dire una pasta con marmellata dentro, e poi a cinzia è possibile di tassare, e forse Rita e forse Antonio fa un aiuto. E poi abbiamo servietta, e poi la benedizione prima di mangiare. Baruch ata Adonai Elohim melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Amen. Una preghiera per gratitudine e prima di mangiare. Don Antonio, un preghiera per mangiare. Ti ringraziamo, Signore, dei tuoi benefici. Fa che possiamo condividere il pane con chi non ne ha. Te lo chiediamo per Gesù, nostro Signore. Amen. E poi comincia di passare, di dare a tutti qui. Indietro loro stanno mangiando. Sì, Morita, come sono fatti questi? Questi sono con la marmellata, non so se di albicocca o di pesca. E lì sono tutti con la marmellata, donna. Okay. Marmellata mista. Marmellata mista. Crema niente. Cambia uva. Allora c'è la cinzia. La cinzia. Cinzia, mi fai l'uva, mi piace di più. La marmellata scura mi piace di più di quella chiara. Mi piace di più l'albicocca. A me piace più che la chiara. Mi è candidato a gusto. Mi piace. La marmellata no. No, io non la faccio.
tutti hanno qualcosa o no? Ancora no, ancora no. Oh, no, no, no. Ancora manca qualcuno. Manca qualcuno? Vabbè, se proprio pensi, assolutamente una mia. Pure grazie. Sì. Oh. E poi adesso abbiamo... Se proprio insiste. Abbiamo qualche... Buona vita. Sì. Oh, sì. Buonissimo. Sì. Tu in questa zona ci sono stati molti ebrei 500 anni fa e ci sono qualche tradizione che gli ebrei da Spagna, Portogallo durante inquisizioni hanno portato qui, esempio è uno di questa pignolata o un altro, ma mangeremo pignolata in Capodanno di ebrei in settembre, non in dicembre. E poi abbiamo un pezzo di musica. Oh oh, tu stai mangiando, Gigi? Piano piano, piano piano. Cosa facciamo? E poi forse tu voi avete, no, conoscete questa, ok? Speciale per te. Vediamo che bel canto.
Grazie. A questo proposito vi dico che giorno 31 sera la rabbina sarà con noi per una sorpresa, non diciamo niente. Ok. Per una sorpresa. Okay. Subito dopo la messa. Rimarrà a messa con noi per il Te Deum e poi ci farà una bella sorpresa. Per il nuovo anno. Per il nuovo anno, va bene? Quindi vi aspetto. Abbiamo due canti per concludiamo e poi uno, forse tutti noi conosciamo tutti questi due. Ciao bella ciao, e la melodia è della resistenza in Polonia, si chiama Coco Oilen, è un canto di partigiano in Yiddish, e poi gli italiani hanno sentito e poi ciao bella ciao, ho fatto le parole con questa melodia. Abbiamo questo insieme anche. E poi di concludiamo, abbiamo importanti per noi di ricordare che in ogni anima c'è l'opportunità di portare la pace. E portare la pace nella famiglia, fuori, e con tutti che conosciamo, con tutti che vediamo. E sarà, il mondo sarà più pacifico quando noi pensa di portare la pace da qui e fuori. E Don Antonio, tu vuoi fare una benedizione per noi? Certo. Okay. Facciamo la benedizione di Aaron. Sì. Il Signore vi benedica, faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua pace. E vi benedica il Signore Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie. Allora, Ivereca Donai Vishmereca, Yiseranai Panabeleca, Vikuneca, Yisadonai Panabeleca, Vyasemlecha, Shalom. E poi diciamo fra la pace fra di noi. E poi grazie per la vostra presenza e poi grazie Carlo e Antonio, ha portato questi buoni, ho pensato su Samile ma non su Samile, come si chiamano? Mostaccioli. Grazie. E poi Gigi, l'ultima canzone per favore.
grazie. Grazie ancora, grazie per una bella, bella festa, grazie sempre, sempre per l'amicizia che abbiamo dalla sinagoga, la chiesa, da tutto e tutti i nostri paesini. E ho toccato il mio cuore. Grazie, ciao e buona Capodanno. Auguri per Capodanno. Grazie.